Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati. Oggi parliamo di una cosa abbastanza semplice e complessa allo stesso tempo, e cioè ci chiediamo che cos'è la storia dell'arte. Si tratta di una questione semplice, perché è abbastanza facile definire la storia dell'arte, e al contempo si tratta di una questione abbastanza complessa, perché la storia dell'arte, nelle sue molteplici manifestazioni, è vasta e articolata. Fondamentalmente, la storia dell'arte è la storia, quindi è una materia prettamente scientifica, storico-scientifica, dell'arte, ovvero della produzione artistica che è avvenuta in un dato luogo e in un dato periodo di tempo. È in questo senso che noi parliamo di storia dell'arte greca, storia dell'arte romana, medievale, moderna, contemporanea, piuttosto che di storia dell'arte francese, di storia dell'arte italiana, spagnola, eccetera. Per produzione artistica si intende ciò che è stato prodotto in un determinato luogo e in un determinato tempo, per cui possiamo riferire dall'uomo, chiaramente, soggetto attivo di questa produzione artistica è l'uomo, l'essere umano. Quindi possiamo parlare di pittura, di scultura, di architettura, possiamo parlare di miniatura, di ceramica, di che ne so io, di maiolica, possiamo parlare di fotografia nei tempi più recenti. Perché è così importante parlare di storia dell'arte? Perché è così importante la storia dell'arte? In un momento storico e culturale in cui si parla di abolire l'insegnamento della storia dell'arte dalla scuola pubblica, dalla scuola in generale, da quel che ho capito, più che mai si fa importante e preponderante l'esigenza di studiare questa disciplina, di studiarla tantissimo e di divulgarla. Sempre nella storia, il potere, la classe dirigente ha usato l'arte per esprimersi. Pensiamo, alla costruzione di palazzi, di templi, di chiese, di luoghi di incontro, ma pensiamo anche a questi palazzi straordinari, completamente ricoperti di affreschi e di dipinti commissionati ai più grandi artisti del tempo. Il potere, loro che hanno detenuto il potere, hanno sempre usato l'arte per dimostrare il loro valore. L'arte è spesso stata intesa come una sorta di status symbol da esibire e da mostrare all'esterno. L'arte percorre la storia dell'uomo e dalla sua storia essa stessa è percorsa. È la cifra interpretativa che ci permette di indagare il passato ed è anche un elemento straordinario di indagine e, perché no, in qualche modo di comprensione del presente. Perché secondo me studiare la storia dell'arte è così importante? Perché l'arte usa delle immagini e le immagini sono potenti perché vengono recepite non dalla mente razionale, ma vengono recepite dalla nostra parte inconscia. E se noi pensiamo che noi siamo per il 5% fatti da razionalità, da mente razionale, e per il restante 95% noi siamo costituiti da tutto ciò che è al di là del conscio, possiamo anche capire quanto sia importante lo studio di una materia che usa immagini, che usa forme. Perché? Perché non hanno bisogno della conoscenza dei simboli. Mi spiego, per esempio la scrittura, per essere compresa, ha bisogno che a monte ci sia la conoscenza delle lettere, delle parole, eccetera, eccetera. La storia dell'arte no. Non c'è una cifra interpretativa per capire la storia dell'arte, basta guardare e attraverso l'occhio tutto ciò che noi vediamo va trasmesso al nostro subconscio, e questa cosa è straordinaria perché diventa potentissima. Non a caso un tempo si parlava di arte come di Biblia pauperum, ovvero di Bibbia per i poveri, se pensiamo che fino a non molto tempo fa, qui nel nostro paese, in Italia, la maggior parte delle persone non sapeva né leggere né scrivere, riusciamo a capire anche quale sia la portata della forza e della potenza delle immagini e quindi quale sia la portata e la forza della storia dell'arte. Vi lascio con una frase del grandissimo zoologo ed etologo Desmond Morris, che scrive nel 1967 un libro che poi è diventato un bestseller famosissimo, che per me è veramente un libro mito, che è La scimmia nuda. Desmond Morris, il quale ha scritto
Nel 2013, alla veneranda età di 85 anni, l'altro suo grande capolavoro che si intitola La scimmia artistica, e lui dice: ovunque nel mondo gli esseri umani sembrano incapaci di vivere senza l'arte. In nessun luogo questo è più vero che in Italia, un paese in cui la storia dell'arte non conosce rivali. Ciao, grazie per avermi seguito, alla prossima!